Buongiorno a tutti! Allora, nel video di oggi andiamo ad aprire insieme un pacco che mi arriva dal Giappone. È una box che si chiama Nihon Box e da quel che ho capito contiene cose giapponesi che possono variare dalle cose più classiche, come ad esempio, non so, una tazzina da tè decorata in stile classico, da cose più moderne che possono essere cose su anime, cose del genere. Quindi, oddio, deve essere una cosa meravigliosa. Non l'ho ancora aperta, ovviamente. Aspettavo appunto di fare il video con voi. Quindi andiamo subito ad aprirla. Non ho ancora trovato le lame per salvare Gino, poverino. Ovviamente proverò a comprare lame nuove. Però per ora uso il Gino versione cinese, non mi ricordo più come l'avevo chiamato. Allora, vediamo un po'. Ok, aprendola, non ci sono spoiler perché c'è questa carta con le Pokéball e questo Deplian della Neon Box che non vado ad aprire perché, come al solito, io non voglio spoiler. Allora, apriamo la carta, oddio! Allora, calma. Partiamo da questa cosa che mi spaventa. Ok, non ho la più pallida idea di cosa ci sia scritto. Questi cosi secondo me sono al tè verde e la cosa mi spaventa perché, come forse sapete, a me il tè verde non piace per niente. Ho provato tutti i tipi di tè verde, da quelli commerciali che vendono qui a quello vero giapponese là, e non ce n'è uno che mi piaccia. E non lo so, non so che cosa sia, ragazzi. Poi questo cos'è? Oh mio Dio, è qualcosa dei Pokémon e fin qui ci sono gli starter dell'ultima generazione, ultima per ora. Carinissimi, io adoro Poplio. E che cos'è? Sembra un sacchetto. Beh, adesso vedi, forse è un sacchettino per le bento box. Mi è mancato il fiato, ragazzi, perché ho dato un'occhiata al pacco, ho visto una cosa, oh mio Dio. Calma, è sangue freddo. Eccolo qui. Sì, secondo me è uno di quei sacchettini per le bento box, una bento box piccolina in questo caso. E comunque, boh, io non so per cosa lo potrei usare. Comunque è, oddio, carinissimo, bellissimo, mi piace un sacco. Ok, ho trovato per cosa lo potrei usare. Ci metterò la mia power bank che ho sempre in borsa, che è sempre sparsa e si sporca. Troppo carina. Allora, devo assolutamente prendere questa cosa, anche se è gigante. Tipo, dopo questa la box sarà tipo quasi vuota. Oh mio Dio. Ragazzi, c'è un pupazzo di Snorlax. Oddio, è bellissimo. Apriamolo subito. Oddio, quanto è morbido! No, guardate quanto è carino Snorlax che dorme. Sì, vabbè, Snorlax dorme sempre, non è una novità. Però è carinissimo, è morbidissimo. Oh mio Dio! No, vi giuro, è morbidissimo. Qui c'è la tag Pocket Monsters. Lo sapete, vero, che Pokémon vuol dire Pocket Monsters? Beh, se non lo sapete, ora lo sapete. Se non lo sapevate, ora lo sapete. Vabbè, insomma, avete capito. Beh, qui c'è scritto Nintendo, Game Freak, Pokémon, eccetera, eccetera. Sembrerebbe originale. Oh mio Dio, è troppo carino. È morbidissimo. Quando lo vedrà mio fratello impazzirà, perché lo vedrà, glielo farò vedere io. È troppo carino. Ma vabbè, ragazzi, è troppo morbido. Non ha la consistenza di un solito pupazzo. Questo è troppo più morbido. Guardate che panciona. Basta. Ok, calma. Andiamo avanti. Dunque, vediamo un po'. Sì, ramen. Questa è una di quelle box che, tra l'altro, là sono famosissime. Box, non è scatolina. In cui si aggiunge l'acqua e si mangia il ramen pronto, tipo. E a quanto pare dentro ci sono questi cosi di Pikachu, oh mio Dio, quando lo assaggerò, cioè probabilmente presto, metterò una foto, ve la farò vedere. È bellissimo il ramen dei Pokémon, il ramen istantaneo dei Pokémon, carinissimo. Adoro questa box, è quasi tutta a tema Pokémon, che bello! Basta, io adoro i Pokémon, lo sapete. Che carine, oh mio Dio. No, vabbè, vi prego. Qui ci sono delle bacchettine. E questa è. Oddio, com'è che si chiamava May? Una roba del genere. Vabbè, comunque è la bambina protagonista di Il mio vicino Totoro. E sono bellissime, oddio. Già la confezione è bellissima, quindi quando le userò le tirerò fuori. Poi le uso, le lavo e le rimetto nella confezione perché è bellissima. Guardate che carina. No, vabbè, sono troppo carine. Ah, adoro già questa box, mi piace un sacco. Ci sono un sacco di cose qua dentro. Allora, questa era la confezione, direi proprio che è un gashapon azzurrilla, ragazzi, adoro. Ok, ce l'ho fatta, sono riuscita a tagliare lo scotch. Ok, questo non è dei Pokémon. Allora, mi dice qualcosa, ma vi giuro che non mi ricordo. Questo, non sono convinta che sia un anime, forse era un gioco. Ok, qui c'è scritto qualcosa, ragazzi, è scritto troppo in piccolo, non ci vedo. Comunque è questo personaggino che non conosco, ammetto la mia ignoranza. E oh mio Dio, è fatta da Dio, guardate quante piccoline e i dettagli sono meravigliosi. Veramente carina.
Cioè, lo vedo come si chiama questo, probabilmente anime, però comunque non lo conosco, ammetto la mia ignoranza. Molto carina, comunque fatta davvero bene. Poi, oh mio Dio, ma queste sono tipo delle piccole action figure. Cosa bella. E suppongo che siano a caso. Si possono trovare, boh, questi quattro. Si può trovare Pikachu, e non mi ricordo come si chiamano loro due. Comunque sono dell'ultima generazione. Questa è l'ultima evoluzione di Litten. E questo non me lo ricordo proprio. Vediamo un po' chi ci trovo. Vediamo. Ecco, appunto, ho trovato l'ultima evoluzione di Litten, che tra l'altro non mi piaceva granché. Mi piacevano molto Primarina e Decidueye, che sono gli altri due evoluti al terzo stadio, ma questo, che tra l'altro non ricordo come si chiama, non mi piace. Però devo dire che anche questa è fatta benissimo. Ma perché le cose in Giappone sono sempre fatte così bene? Molto carino, lo metterò nella mia vetrinetta insieme ad altre cose dei Pokémon. Non so se l'avete vista, sì, ve l'avevo fatta vedere di sicuro. Poi ragazzi, oh mio Dio, questa box è enorme. L'ultima cosa, oddio, un'altra cosa dei Pokémon. Sepia graffiti, vediamo un po'. Ecco appunto cose tipiche per modo di dire, perché non è tipica una con Pikachu eccetera, però oh mio Dio, un piattino. Questo piattino piccino piano, non so che cosa possa servire, nel senso, fosse stato un po' più fondo, poteva essere per il tè, ma così sottile, piatto, non so come si dice, è troppo carino comunque. Con Pikachu e Pichu, che guardano da dietro un albero. No, basta, è bellissimo. E ovviamente è proprio di ceramica. Veramente, veramente bello. Bene ragazzi, sono molto molto felice che la box di questo mese sia tema Pokémon. Diamo un'occhiata a questo un attimino. Allora, la borsa non era per l'avvento, c'è scritto che è una borsa tradizionale giapponese molto utile per portare piccoli oggetti o soldi. E si usa solitamente con il kimono, visto che sì, effettivamente con il kimono una borsa normale non è il massimo. Qui specifica che i piatti, non c'è scritto per cosa sono, però viene dalla regione di Gifu, che è conosciuta per i loro oggetti in porcellana. Poi vabbè, il ramen, lo Snorlax ovviamente, si sa cosa sono, ok, questo si chiamava Re Zero. Ed è un anime, sì, ok, perfetto. E sì, questi sono al matcha, odio il matcha. Vabbè, a parte questo, ragazzi, comunque questa box è molto molto carina, oh mio Dio. La conosco da pochissimo e devo dire che mi è piaciuta tantissimo. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo presto con il prossimo. Ciao!